E oggi si ritorna su Fortnite. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, Shokari. Benvenuti e bentornati ragazzi. Benvenuti ragazzi. Oggi ritorniamo su Fortnite ragazzi. Oggi ritorniamo su Fortnite con grandi ambizioni che non verranno esaudite, diciamo, non verranno raggiunte. Vabbè, non ci facciamo la testa prima di iniziare, perché ragazzi, ricordatevi prima di iniziare a fare tutta sta roba così di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, tutte le cose che dovete fare sempre, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale che c'ho bisogno di voi e dei vostri commenti ragazzi. Quindi ragazzi, commentate qua sotto al video se anche voi ci giocate a Fortnite e se eventualmente, sicuramente credo, siate molto più bravi di me. Quindi scrivetelo qua sotto nei commenti ragazzi. Quindi iniziamo subito a fare questa breve partita su Fortnite. Oggi facciamo un obiettivi molto difficili, così mi voglio complicare la vita, complichiamoci la vita, lo facciamo, ok, dobbiamo arrivare, facciamo una sola possibilità, facciamo tre possibilità, va che oggi già me la vedo così, facciamo tre possibilità e devo arrivare al primo posto, raga, questo è difficile, raga, al primo posto, e niente, facciamo già solo questa, raga, perché è veramente difficile, arrivare al primo posto è difficile, quindi ragazzi, tre possibilità per arrivare al primo posto. Ce la farò? Si aprono le scommesse. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Mettete in pausa il video e scrivete qua sotto nei commenti se secondo voi riuscirò ad arrivare al primo posto. Io non credo, però vabbè, magari ya faccio, magari. Vabbè ragazzi, iniziamo subito a giocare a Fortnite, raga, iniziamo. Iniziamo subito a giocare a Fortnite. Vediamo oggi. Mi è capitato il maschio, e qua vedo che ogni tanto fanno li scelgono così. Vabbè, iniziamo subito, raga. Equipaggiamo, da capire equipaggiamo. Non è che c'è sta tanta roba, c'è sta giusto tanto il zaino. Questo qua, zaino katana, che non capisco cos'è, lo scopriremo ora. E quindi, ragazzi, iniziamo a giocare. Va, vabbè, va, vediamo. Guarda questa roba. Un drone ci sta. Buttiamoci giù, ragazzi. Buttiamoci proprio in picchiata. Ma sì, abbiamo 8 triliardi di lingotti, ma gli elicotteri privati non si comprano da soli. Ma che è? Alla festa, aiutate il nostro team di marketing a spargere la voce o votate il design per la nuova Pinnacoli. E se volete regalarci degli altri lingotti, abbiamo una polizza fatta apposta per voi, davvero, e non potete farci nulla. La radio era, vabbè. Qua c'è sta, a neve c'è sta, almeno qua si sta più freschi rispetto a dove stiamo noi. No, qua c'è sta a neve, a nevicata, andiamo su a neve, andiamo. Vediamo in quanto tempo morirò. Vabbè, dai, già mi stanno a sparare. Già sento che mi stanno a sparare. Ecco, beh, sapevi. Ma dammi un team, dammi il tempo di più l'arma. Cazzo, mi spari già, li mortacci. Oh. Oh, ma che cazzo è il lupo, li mortacci tua. Mortacci, il lupo ci stava. Ma tu vedi, oh. Ah, cose interessanti per combattere, non c'è sta niente. Ho trovato un posto isolato, nuovo, ho scoperto un nuovo posto e c'è sta un cazzo, ma va fangul. Cioè, qua c'è sta qualcosa che mi può interessare.
Ma che, ma nada, nada de nada, raga. C'ho pure zero munizioni, c'ho. Ma cazzo vado con zero munizioni? No, sto andando dall'altro lato, stavo andando. Sperando di non ritrovare qualche lupo. Il lupo, raga, ma dove cazzo sono usciti sti cazzi così? Mo ci sono pure i lupi, mo. Qua c'è sta qualcosa che ci può servire, ma che cibo cioè, che me ne faccio dei cocchi e delle banane, madonna mia, cocchi e banane, raga, vabbè, qua voglio le armi per combattere, qua, cioè qua le munizioni mi stanno continuando a dare munizioni che non mi servono, che vedo che non vengono aggiornate, quindi non è di quest'arma che c'ho io. Già ne ho poche munizioni. Più te metto a sparare così. Oh, finalmente un fucile come si deve. E mo scendiamo da sta cosa. Il furgoncino dei gelati che non ho mai capito che cazzo serve, raga, scrivetelo nei commenti. Oh, questo sì che serve, tutto oro. Sì. Oh, raro. Questo opiamo e metto il fucile quello raro, mettiamo. Questo che è? Questo è comune e ce l'ho già. Fucile d'assalto. Abbiamo per fucile d'assalto così. Arreti lupi. No, vabbè, raga. Ha rotto il cazzo sti lupi, oh. Riesco a salire la montagna. No, sto andando precisamente dalla parte opposta da cui dovrei andare. Sto andando incontro a morte certa. Che sta la cosa, la tempesta. Seguiamo la scia che mi dice il GPS. Qua c'è dato un sì che mi dice da attraversare il lago. E famo se sta nuotata, famo se va. Oh, non riuscivo ad uscire, raga. No, mi ha preso la tempesta, mi ha preso, sto morendo, ragazzi, sto morendo.
No, che palle, la tempesta de merda. Niente, raga, morirò così fra atroci sofferenze. Vediamo quanto mi manca. Uno, due e tre. Morto. Ok, perfetto. Ah, 7 lingotti raccolti. Posizione 18. E vabbè, raga. Facciamo la seconda e ultima volta, ragazzi. Seconda e ultima volta. Allora, oh, mo' mi è capitata di nuovo la femmina. Vabbè, non c'è niente di male, però vabbè, questa la. Di solito quando c'ho le femmine mi portano fortuna, mi portano. Lo scopriremo adesso, diciamo. Speriamo, speriamo. E quindi forse ho capito. Forse ho avuto un'idea. Forse ho capito come riuscire a scappare alla tempesta. Forse, non lo so. Lo scoprirò adesso, diciamo. E quindi ora sta caricando. Vediamo se ya fa, diciamo. Non so sto video quanto dura. Spero che non duri tantissimo, ragazzi. E quindi sta caricando. Allora, buttiamoci appena è possibile. Ok, allora, secondo me il segreto. Perché la tempesta viene da fuori. Allora, andando per logica, la tempesta viene da fuori. Quindi il cuore della tempesta. Devo cercare di stare dentro al cuore della tempesta. Che il cuore della tempesta, quindi teoricamente dovrebbe essere questo laghetto, credo. Non lo so. Quindi l'idea è quella di andare verso quel laghetto e starci lì il più tempo possibile, in maniera che la tempesta uccida tutti quanti. E io sia l'unico sopravvissuto, senza impegno, senza proprio così. E quindi cercherò di fare sta cosa. Però mi sono buttato un po' troppo presto per arrivare al laghetto. Vabbè, buttiamo il paracadute. Niente, ragazzi, si è bloccato tutto. Si è bloccato. Vedete che la mia teoria era giusta, ma non dove non devi andare. Non ce la devo fare. Oh, che cazzo? Dai, è su. Mamma mia, quanto lagga. Allora, devo andare verso il laghetto. Se la mia teoria è giusta, dovrei andare verso il laghetto. Prima dovrei trovare delle armi, diciamo. E con sto piccone, diciamo, posso fare ben poco, secondo me.
Allora, la mia idea è quella di andare. Allora, mamma, però sta laggando un sacco. Sta laggando, raga. Porca miseria, oh, quanto cazzo lagga. Allora, la mia idea, dicevo, è quella di andare verso il laghetto e starci il più tempo possibile, diciamo. Ah no, se non là, no, vabbè, raga, non si può fare. Chiedo scusa, raga, per sta cosa, per il lag estremo che fino a poco fa non faceva. Devo andare qua, che come ispira me ispira. Quella che cos'è? No, non me lo dice. Andiamo, facciamo se sta altra nuotata, diciamo, sperando che non ci stanno squali, roba del genere. Allora, no, sono caduto. Oh. Niente, qua come stanno a sparare addosso. Che cazzo è che mi spara addosso? Non si sa. Perché lagga? Ma che cazzo è? Un robot, raga? No, vabbè, raga, se si mettono pure i robot, se mettono ad ammazzarmi. Oggi solo sti cazzo di lupi, raga, questa è una cosa nuova, non avevo mai beccato i lupi, raga, i lupi che me rompono il cazzo i lupi, cioè, raga, ma vabbè, diciamo il mio acerrimo nemico sono stati i lupi e la tempesta che mi ha ammazzato, raga. Ragazzi, se giocate a Fortnite e sapete come battere sta cazzo di tempesta, scrivetelo qua sotto nei commenti, perché io, ragazzi, ho provato in tutte le maniere, ci ho fatto e mi sono rifugiato dentro le cose, dentro le macchine, dentro le cose. Niente, ragazzi, tempesta mi piace sempre, il veleno da tempesta mi piace sempre. Quindi, se anche voi giocate a Fortnite e sapete come fare sta cosa, come risolvere su sta cosa, scrivetelo qua sotto nei commenti, ragazzi. Scrivetelo, io vi nominerò nel video, il prossimo gameplay di Fortnite vi nominerò per avermi dato questo suggerimento. Nel caso, ma più in quel Q. E quindi, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, sì. Dai, su, dai. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao cari!